Ciao D'Andrea, bentornati a questo piccolo corso di teoria musicale. Oggi impareremo come fare il solfeggio vero e proprio, cioè come dire con la voce le note scritte su uno spartito, su un pentagramma. E magari anche vedremo come suonarle. Ripassino, chiave di violino, detta anche chiave di sol, quindi sta a significare che sulla seconda riga troviamo il sol. Quindi di conseguenza possiamo dedurre tutte le altre. Se qui c'è il Sol, tra questa riga e questa riga abbiamo un Fa, un Mi, un Re. Qua, aggiungendo un taglio addizionale, abbiamo un Do. Poi, a seconda dell'estensione dello strumento, si può andare ancora in giù. Sotto questo avremo un Si, poi aggiungendo un altro taglio addizionale avremo un La, sotto quel taglio avremo un Sol, poi altro taglio addizionale Fa e poi Mi. Sotto a quello, quindi per esempio la chitarra arriva a questo Mi e poi va anche su ulteriormente, quindi ha una certa estensione la chitarra. Il pianoforte, ancora di più, come abbiamo visto, ha bisogno di due chiavi, cioè quindi chiave di violino e chiave di basso o chiave di Fa, da leggere contemporaneamente, cioè quindi legge in due chiavi contemporaneamente. In questo caso, invece, ci concentriamo sulla chiave di violino ed è qui come è scritto, veramente uno spartito, quindi le battute vanno da barra a barra, quindi qui c'è una battuta, qui c'è un'altra battuta, poi qua andando avanti si va a caporiga, esattamente come quando si legge un libro o qualcosa di scritto, si va avanti qua, quindi qua abbiamo un'altra battuta e un'altra battuta. Qui abbiamo un piccolo ipotetico brano di quattro battute. Quando si trovano queste due righe, cioè quindi qui una barra diciamo più grossa e una più fina, significa che lì finisce il brano, c'è la fine. Quindi adesso andiamo un po' a vedere le note. Prima di vedere come solfeggiarle, capiamone il valore. Qui abbiamo un tre quarti, quindi diciamo che in questa battuta deve risultare il conteggio deve risultare tre quarti, quindi qua abbiamo le semiminime che hanno tutte il valore di un quarto, quindi un quarto, un quarto, un quarto, messe assieme fanno tre quarti. Qui andiamo avanti, abbiamo la nota del valore di un quarto, qua abbiamo due crome del valore di un ottavo ciascuna, quindi messe assieme fanno un quarto, quindi un quarto più un quarto, siamo due quarti. Qui altre due crome del valore di un ottavo ciascuna, quindi un quarto anche qui, quindi tre quarti. Qui abbiamo una nota del valore di due quarti e la pausa del valore di un quarto, quindi messe assieme tre quarti anche qui. Qui invece abbiamo una nota del valore di due quarti, quindi in teoria qua mancherebbe un quarto all'appello, ma quando trovate una nota con un puntino a fianco scritto, messo un puntino a fianco, aumenta la nota di metà del suo valore. Quindi se questa vale due quarti, viene aumentata di un quarto, quindi totale tre quarti. Ma ora vediamo come solfeggiare questo breve brano. Quindi partendo da un tempo in 2, 3, in tre quarti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Sol, Do, 1, Do. E ricordo che nella pausa non si dice niente oppure si dice un. Quindi ve lo rifaccio, da notare che questi, essendo ottavi, sono uno sul battere e uno sul levare, battere e levare. Quindi ve lo rifaccio. 1, 2, 3. Do, mi, sol, do, mi, sol, sol, do, un, do. E questo è quanto. Vediamo quindi il 4 quarti. Anche qui, come vedete,
4 quarti scritto subito dopo la chiave, quindi sta a significare che tutto il brano, a meno che non trovo una variazione, è in 4 quarti. Vediamo che in ogni battuta deve risultare 4 quarti, quindi qua abbiamo 4 note del valore di un quarto, quindi 4 quarti. Un quarto, pausa da un quarto, nota da 2 quarti, quindi 4 quarti anche qui. Qui abbiamo note di un ottavo, quindi battere, levare, battere, levare, battere, levare. Quindi ottavo più un ottavo, un quarto, ottavo più un ottavo, un quarto, ottavo più un ottavo, un quarto. Nota del valore di un quarto, quindi 4 quarti anche qui. Nota del valore di un quarto, anche questo re, e anche questo, e questo do vale 2 quarti, quindi 1, 2, 3 e 4. 4 quarti anche qui. Qui cosa troviamo? Novità. Quando trovate una barra più grossa, una fina e i due puntini qua, sta a significare ritornello, cioè si ripete tutto da capo. Una volta, quindi si fa così, arrivati qui, si ripete. Di solito è da capo. Se dovesse ripetere invece da, per esempio, da qui, trovereste scritto un simbolo e ritrovereste questo simbolo qua, cioè ci sarebbe scritto ripeti da, e c'è, che ne so, una S o un certo disegno, a qui. Quindi qui trovereste quel simbolo che sta a significare da dove ripetere. Ma diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi trovate scritto questo nel caso di una ripetizione di una frase, di un ritornello appunto. Quindi da qua si riprende e si va avanti. Quindi come va suonato, solfeggiato in 4 quarti, do il tempo e poi parto. 1, 2, 3, 4. Do, mi, re, do, sol, un, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, do, re, do, do, mi, re, do, sol, un, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, do, re, do, e qui finisce. Per i più audaci, di solito ci si aiuta con lo strumento, si può solfeggiare cantando anche, si dice solfeggio cantato. Come sarà? Do, mi, re, do, sol, un, sol, sol, la, si, do, si, la, sol, do, re, do, do, mi, re, do, sol, 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 la, si, do, si, la, sol, do, re, do. Qualunque sia il vostro strumento, come andrà suonata? Solitamente in questa zona è scritto l'andamento del brano, cioè la velocità del brano. Può esserci scritto lento, grave, largo, adagio, larghetto, andante, moderato, vivace, presto, prestissimo, cioè sta a significare la velocità proprio del brano. Oppure può essere scritto in numeri proprio i beat di metronomo a cui corrisponde. Valgono tutte e due, diciamo. Quindi diverso sarà se c'è scritto andante oppure vivace qui, come suonerò un 4 quarti. Se sarà un ritmo andante sarà ton, 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 ton. Se sarà un vivace sarà tipo così, ecco, insomma, detto caso. Quindi a seconda della velocità che è scritta qua, poi si determina anche più o meno come andrà suonato il brano. 6 ottavi. Cosa abbiamo quindi? In questo caso una battuta con tutte note del valore di un ottavo, e ne abbiamo 6, quindi
6 ottavi, qui diciamo il conto torna. Sono tutte crome, quindi del valore di un ottavo ciascuna. Qui per praticità sono legate con le stanghette, altrimenti avrebbero la stanghetta qua in aggiunta. Ma di solito si legano in questo modo perché il 6 ottavi, avendo diciamo due terzine diverse, solitamente nel portamento del tempo, che andranno fatte in questo modo. La prima terzina, quindi l'1, il 2 e il 3, avrà qui sull'1 un accento forte, mentre sul 4, 5 e 6 ci sarà un accento mezzo forte sul 4 praticamente. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. O meglio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E così via. Quindi totale 6 ottavi. Stessa cosa deve essere qui, quindi un ottavo, un ottavo, un ottavo, diciamo a 3 ottavi. Qui c'è una nota del valore di un quarto, quindi vale come due di queste. Quindi all'appello ne mancherebbe ancora una, però abbiamo il puntino che aumenta di metà del valore suo di questa, quindi in questo caso aumenta di un ottavo, quindi siamo a 6 ottavi anche qui. Come andrà solfeggiata? Quindi do, mi, sol, do, sol, mi, do, re, mi, do, e si ripete perché qui c'è il segno del ritornello. Quindi do, mi, sol, do, sol, mi, do, re, mi, do, e così via. Ovviamente si ripete una volta sola, si collega direttamente. Suonato. Ora tocca a voi, vi metterò tutte e tre le tipologie degli esercizi 4 quarti, 3 quarti e 6 ottavi. Quando vedete la schermata mettete in pausa, provate a solfeggiarlo, subito dopo sentirete il solfeggio che faccio io, vedete se corrisponde. Quindi pronti, attenti, via! Do, do, sol, sol, la, la, sol. Do, do, sol, sol, la, la, sol. Do, re, mi, sol, un. Do, re, mi, sol, un. Re, mi, fa, sol, un, sol, fa, mi, re, do. Per questa lezione è tutto, vi aspetto alla prossima dove vedremo i diesis e i bemolle e capiremo un po' le tonalità. Mettete un bel like se avete trovato utile questo video e vi aspetto alla prossima. Ciao!